operazione numero 149, regolamento recante la nuova disciplina per la sepoltura. Faccio presente su questo, su questa proposta c'è un ordine del giorno a firma prima firmatario Tutino e altri consiglieri. Dopo la discussione generale vedremo questo ordine del giorno. L'assessore Moggia presenta l'atto, prego. Signor Presidente, consiglieri, allora la proposta per l'espressione di parere in questione già affrontata dai commissari nella commissione di competenza molto brevemente prevede la possibilità per tutti i cittadini morti a Roma, ma anche diciamo quelli nati con l'emendamento che è stato proposto dalla commissione, di poter avere partecipare al bando di evidenza pubblica che l'amministrazione capitolina ha in essere di bandire per ridistribuire i loculi che nel cimitero monumentale del Verano vengono a trovarsi non utilizzati. Allora, cosa sta succedendo? Che la ripartizione territoriale che da qualche anno c'è nella città fa sì che alcuni loculi all'interno del cimitero monumentale siano disponibili e liberi, per cui l'amministrazione per poter incamerare risorse ha da una parte allentato i criteri con cui si può accedere ad una sepoltura nel cimitero monumentale e dall'altra ha, lo diciamo in termini volgari, per raccogliere risorse, ma questo è, deciso di mettere all'asta la disponibilità. Questo molto semplicemente è la delibera in questione. Solo al Verano, anche perché è l'unico cimitero per tutti i cittadini di Roma. No, vabbè, quello poi ognuno sceglie il proprio destino, anche in quel caso. Per tutti quanti i cittadini di Roma. Questo è quanto propone la proposta di delibera, la Giunta ha dato un parere favorevole, credo anche la Commissione, quindi la pongo all'attenzione del Consiglio. Grazie Assessore, allora apriamo la discussione. Consigliere Poli, prego. Grazie Presidente. Sì, l'illustrazione del Vicepresidente è stata esaustiva, per cui non mi dilungo ulteriormente. La proposta conferma per il cimitero del monumentale del Verano la vigenza di una disciplina speciale, sempre di regime concessorio di natura restrittiva, che però viene allentata perché l'offerta di loculi non riesce a essere soddisfatta dalla domanda con quei vincoli così stringenti. La Commissione ha esaminato e espresso il proprio parere favorevole, ha ritenuto di segnalare, quindi di proporre con l'approvazione della deliberazione un emendamento alla lettera A dell'articolo 2 del deliberato, quando il testo originario parla di persone morte nell'ambito del territorio del comune, comunque ne fosse stata in via della residenza, e la Commissione ha ritenuto di sottoporre al vaglio dell'Assemblea Capitolina la proposta di persone nate o morte, perché anche la nascita ha la sua importanza per quanto riguarda la titolarità della richiesta di un loculo nel cimitero. Per cui altre osservazioni non sono state avanzate e pochi. Consigliere Tutino probabilmente sicuramente illustrerà l'ordine del giorno che accompagna questa deliberazione. Non ci sono altre osservazioni. Lei ha parlato di emendamenti, ma io la non ci abbiamo emendamenti. In commissione è stato già emendato. Sì, chiedo scusa.
è stato già nella richiesta, nella espressione di parere, è già stato espresso e formulato l'emendamento che è stato trasmesso agli uffici e che dovrebbe stare nel testo della deliberazione. Altri interventi? Consigliere Valdaga, prego. Sì, Presidente, molto velocemente, soltanto per dire che abbiamo, insomma, partecipato ai lavori in commissione, che tra l'altro, insomma, sono stati anche abbastanza, diciamo, semplici e senza particolari problemi, quindi siamo favorevoli ovviamente al parere e favorevoli anche con la proposta di modifica che tra l'altro abbiamo suggerito noi in commissione, che ringraziamo il Presidente di aver accolto, così come gli altri commissari, e che era peraltro, insomma, abbastanza pacifica come cosa, perché ci risultava che in passato fosse così, insomma, che fosse garantita il diritto di sepoltura in un comune non solo a chi vi era defunto o era residente, ma anche a chi vi era nato. Quindi, insomma, siamo assolutamente favorevoli al parere e speriamo che l'Aula si esprima, insomma, senza problemi. Altri interventi? Non ci sono altri interventi. Allora passiamo, prima della dichiarazione di voto, alla presentazione dell'ordine del giorno. Consigliere Tutino, prego. Grazie Presidente, Assessori. Rileva l'ordine del giorno? È stata giustamente sollevata un'osservazione in commissione a partire da una riflessione del Movimento 5 Stelle che ha coinvolto poi tutta la commissione e che ci ha indotto come lista civica proporre quest'ordine del giorno, ovvero mentre in un punto del deliberato si dice che coloro i quali sono conviventi da almeno 5 anni hanno diritto a richiedere una sepoltura comune, poiché le forme di convivenza e di amore che si vanno via via codificando in questa civiltà che si va costruendo o ricostruendo sono ormai più varie e per l'appunto passano anche per la convivenza amore uxorio o anche per sperabilmente per altri tipi di unione, quale le unioni civili, ciò che andiamo a richiedere è che alla commissione capitolina è una riflessione, di attuare una riflessione che vada in questo senso, ovvero nel momento in cui siano riconosciuti a livello cittadino un registro delle unioni civili si dia accesso ad una diciamo parità di trattamento in questo rispetto alle coppie unite da matrimonio, anche alle coppie unite dalle unioni civili, perché altrimenti queste ultime si troverebbero discriminate in maniera tra l'altro anche contraddittorie a livello logico rispetto a quelle conviventi, che per l'appunto non sarebbe accettabile. E questo è un aspetto importante sia a livello di messaggio per la città, a livello di messaggio per l'Assemblea Capitolina, perché in realtà, nonostante qualche commissario un po' scaramantico abbia deciso di uscire dall'aula parlando di cimiteri, l'aspetto dei cimiteri è invece estremamente interessante quando si parla di città, quando si parla di morte, quando si parla di vita. Questo, insomma, ho in ventura nella mia storia di avere una storia radicale in cui abbiamo sempre scelto di parlare di morte e di vita con l'associazione Coscioni, sulla libertà di come vivere, di come morire, ma anche in questo caso, quando abbiamo riconosciuto e l'ha riconosciuto l'Italia nella sua storia, che quando si parla dei morti si parla anche dei vivi, cioè di come i vivi trattano i morti. Allora, nel momento in cui si va a vedere come si struttura anche a livello di regolamento un cimitero, si va a comprendere la civiltà che c'è dietro. Quindi è molto importante, e trovo che sia grave l'assenza di molti consiglieri che non vogliono pronunciarsi su questo, a maggior ragione perché sappiamo che nel tempo anche non occuparsi di cimiteri e girarsi dall'altra parte abbia favorito coloro che se ne occupavano in un senso un po' più, diciamo, affaristico. Allora, che cosa vogliamo dire? Che
il modo in cui i vivi trattano i morti, il modo in cui i vivi trattano i morituri e in cui trattano in prospettiva anche se stessi, parla di noi e di come siamo. In questo senso, la lista civica propone con quest'ordine del giorno una riflessione all'Assemblea Capitolina sul dare accesso alla pari dignità di trattamento e pari accesso a dignità di sepoltura per le, non solo per le coppie unite da matrimonio, ma anche per le coppie unite dalle unioni civili. A maggior ragione lo chiede questo, questo municipio in cui, a maggior ragione questo municipio in cui anche diciamo, con una maggioranza abbastanza larga si è votato affinché a livello capitolino si istituisse il registro delle unioni civili, e su questo si è votato unitamente anche la maggioranza di cui faccio parte. Quindi ciò che auspichiamo è che come consiglio, ma anche come maggioranza, si faccia una riflessione seria sui diritti da costruire, sui diritti da difendere e su quegli stessi diritti che abbiamo già votato come consiglio, perché abbiamo votato per le unioni civili come consiglio in questo municipio. Grazie. Allora, su questo ordine del giorno ci possono essere dichiarazioni di voto, una per ogni gruppo. Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono. Allora, passiamo alla votazione di questo ordine del giorno. Allora, chi è favorevole all'ordine del giorno? Allora, posso? Chi è contrario? Chi si astiene? Allora, approvato con 10 voti a favore, 3 contrari e l'astensione dei consiglieri a consigliera Lenci, quindi l'ordine del giorno è approvato. Sulla proposta di delibera, allora, ci sono dichiarazioni di voto sulla proposta di delibera? Non ci sono. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Allora, approvato con 12 voti a favore e l'astensione dei consiglieri? Matronova, Carlone, Tredicine, Coglia e Lozzi. Proposta di deliberazione numero 160, modifica al regolamento per la circolazione della sosta del bus ZTL. Prego, Assessore. Signor Presidente, consiglieri. Circa 6 mesi fa anche questo Consiglio si è espresso con parere favorevole rispetto al nuovo regolamento per la circolazione nella ZTL bus 1 e bus 2.
Che cosa ha proposto questa amministrazione nella persona dell'assessore Improta? Una regolamentazione che era sempre più necessaria, soprattutto nel centro della città, del transito e della sosta breve, oraria e di lungo periodo dei bus turistici, con particolare attenzione all'area Vaticana, che sicuramente, come tutti noi sappiamo, è l'area dove c'è maggiore attrattiva continua di turismo. Il regolamento approvato a marzo dava 6 mesi di sperimentazione per poter valutarne gli effetti regolamentari. A 6 mesi della sua approvazione in Consiglio Comunale, abbastanza condivisa, l'amministrazione, l'assessore propone delle piccole modifiche figlie di questa sperimentazione. Sono modifiche molto marginali e che, lo dico, non vanno a intaccare quello che è l'incidenza di questo provvedimento amministrativo sul territorio del settimo municipio, che voi, come voi sapete, è interessato su questo provvedimento solo alla sosta lunga che dei 45 stalli ad Osteria del Curato. Il provvedimento prevede l'individuazione di 3 nuove aree di sosta per la sosta breve, cioè quella discesa e salita di 15 minuti in via Giulio Cesare, in via Le Bastioni di Michelangelo e in via Cardinal Migara, e allo stesso tempo per quanto riguarda la sosta oraria sempre su via Cardinal Migara, cioè la sosta che prevede 2 ore di possibilità di sosta dei bus turistici, e per quanto riguarda i permessi di tipo B3 nell'area Vaticana, una riduzione dei permessi giornalieri da 104 a 96, 48 antimeridiani e 48 pomeridiani. Queste nella sostanza sono le modifiche. Oltre a questa c'è una maggiore attenzione rispetto alle attività di vigilanza che l'amministrazione pone su questi temi, tenendo conto che sui bus va apposta il disco orario e tutta una serie di indicazioni per cui i bus possono essere monitorati con più attenzione nella città. Questo è lo spirito del provvedimento, e un provvedimento che ha questa caratteristica. Cerca di tenere in equilibrio tra la zona del centro e le zone a ridosso del centro città. Voi avrete letto sui giornali, così come era avvenuto con il primo provvedimento, quello di marzo scorso, che nel primo municipio questo provvedimento è stato bocciato dall'amministrazione municipale, ed è evidente perché circa il 95% degli stalli sono previsti dentro l'area del primo municipio, l'attuale ex primes e 17° municipio. Io dico che questo provvedimento ha un suo equilibrio, anche perché altrimenti le zone individuate storicamente, così come previste anche durante l'epoca giubilare come il parcheggio del Gianivolo, se non utilizzate appieno verrebbero a ricadere nelle zone, diciamo, che sono a fianco, intorno all'area più centrale. E questo è quello che vorrebbero i colleghi del primo municipio, legittimo, ma io credo che questa impostazione sia un po', come dire, egoistica dal punto di vista loro, per cui io mi sento di condividere l'impostazione, gli stalli e le previsioni di ingresso dei bus turistici così come la delibera propone. Grazie. Apriamo la discussione. Chi vuole intervenire? Nessuno. Passiamo alla dichiarazione di voto. Ci sono le dichiarazioni di voto? Non ci sono. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole?
Chi è contrario? Chi si astiene? Nessuno. No, nessuno astenuto. Quanti? 12 favori. Allora, 12 voti a favore dell'astensione dei consiglieri Coglia e Lozzi, quindi l'atto è approvato. Contrari. Contrari. Ah, contrari, scusate. Allora, quindi l'atto è approvato. Allora, passiamo al punto numero 4. Proposta di deliberazione numero 162, modifiche ed integrazione del regolamento per impianti sportivi di proprietà comunale. Prego, Assessore Natali. La proposta di modifica e integrazioni riguarda prevalentemente, come poi avete già visto anche in commissione, prevalentemente gli impianti sportivi comunali, quindi la delibera 170 del 2002. Sappiamo che sugli impianti sportivi comunali noi abbiamo una competenza limitata, per non dire insomma nulla, perché utilizziamo gli impianti sulla fruibilità ma non sulla gestione. Quello che ci propone, insomma le modifiche che ci propongono in realtà sono limitate e vanno sul versante tutto dell'utenza, sostanzialmente abbastanza condivisibili, perché in linea generale vanno a favorire il mantenimento di un'offerta sportiva con quel tipo di tariffe e soprattutto l'affitto delle attività a terzi con lo stesso tipo di tariffe. Vanno inoltre nell'articolo 14 ad integrare attività sportive equiparabili, vanno ad arrivare diciamo all'80% il grado di decurtazione per gli utenti seguiti dal servizio sociale o comunque che presentano particolari patologie, e vanno poi, mi sembra, anche a rivedere il grado di promozione diciamo dell'offerta che lo stesso concessionario può proporre, mantenendo però il tariffario comunale. Su questo infatti avevo visto una nota della commissione che esprimeva in tal senso una riflessione sulla questione legata alla possibilità di formulare un'annualità. L'abbonamento è possibile sull'annualità, mentre non è possibile richiedere un anticipo più di 3 mensilità. Allora la questione che si apriva, su cui noi abbiamo anche discusso in giunta, poi il parere della giunta è positivo, era se questo potesse in qualche modo instaurare tra i diversi concessionari alcuni elementi insomma di difficoltà, mentre invece poi in realtà, valutando che il tariffario è unico e che poi i canoni o sono concordati a canone di mercato o sono invece i canoni del tariffario comunale, in realtà poi prevalentemente cambierebbe il tipo di offerta sportiva che ogni concessionario riesce a proporre. Quindi tutto sommato all'interno della stessa possibilità economica ci sono probabilmente impianti che riusciranno a dare una maggiore programmazione sportiva, ma quello è poi nelle corde della programmazione sportiva. Un altro elemento probabilmente molto importante, che secondo me viene proprio inserito, non c'era questo elemento, riguarda l'inserire il seguente: l'articolo 14 inserisce i criteri di trasparenza riguardo alla comunicazione previe prescrizioni e quindi l'esposizione all'esterno delle iscrizioni delle nuove attività sportive. Questo per avvicinare probabilmente a un processo di chiarezza e di trasparenza che mi sembra del tutto adeguato. Chiaramente noi abbiamo espresso un parere positivo, che però è limitato, perché riguardo all'impiantistica dipartimentale noi ne abbiamo diversi, ma le competenze sono tutte del Dipartimento. Grazie. Grazie a lei, Assessore. Ci sono interventi? Non ci sono interventi? Consigliere Poli, prego. Grazie, Presidente. Solo per una precisazione sulle riflessioni che la Commissione aveva sollevato e trasferito alla Giunta. In realtà la stessa considerazione che è stata fatta in Giunta l'ha fatta poi la Commissione, perché se l'offerta va a favore ovviamente dell'utenza senza precludere l'entrata per l'amministrazione comunale,
ci ha visto favorevole. È chiaro che solamente gli utenti che potranno poi sborsare l'intera annualità subito saranno facilitati, però è importante che il regolamento riporti che il gestore non possa richiedere più di 3 mensilità, cosa che va ovviamente sempre a tutela dell'utente. Solo una notazione, questo per gli uffici, la Commissione ha evitato di segnalarlo ufficialmente, lo faccio così, c'è un refuso alla pagina 1 della delibera, è riportato praticamente 2 volte lo stesso testo, il capoverso ai sensi dell'articolo 14 lettera C, adesso è di quella che ci è pervenuta dall'amministrazione comunale, quindi vabbè, ok, allora in sede di coordinamento formale ci penseranno allora lì al comune, perché c'è un refuso, ha ripetuto una frase 2 volte, quindi vabbè, volevo solo segnalarlo così fuori sacco se eventualmente fosse necessario informare gli uffici. Grazie consigliere Poli. Allora, non ci sono altri interventi, passiamo alla dichiarazione di voto. Sì, ok. Sul parere dei centri sportivi. Ci sono dichiarazioni di voto? No, allora, siccome la consigliera Cerconi è assente, la sostituisco con la consigliera Tredicino come scrutatrice. Allora, passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Allora, ci siamo? Chi è contrario? Chi si astiene? Non so, consigliere La Notte? Ah, favorevole. No, non c'è. Ma quello del bus è passato. E io c'ero. Scusate, stanno facendo i conteggi, per favore. Allora, approvato con 16 voti a favore, l'astensione dei consiglieri Carlone, Tredicino e Lancia. Allora, passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno. Proposte di deliberazione avente ad oggetto istituzione delle consulte e approvazione del relativo regolamento. Chi la presenta? Consigliera Lancia, prego. Abbiamo predisposto nella Commissione Politiche Sociali la delibera istitutiva delle consulte consigliari. Consigliere Lancia, un attimo solo. Scusate, assessore e capogruppo Forza Italia, per favore. Consigliere Lancia, prego. Allora, l'atto che presentiamo è la deliberazione di istituzione delle consulte municipali che sono legate alla consigliatura, perché sono consulte che per l'appunto devono fare da consulenti al consiglio, l'atto deve essere votato dal consiglio. Le consulte che noi abbiamo proposto di istituire sono la consulta per le persone con disabilità e della salute mentale, la consulta per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri, che era prima presente nell'ex nono municipio mentre non era nell'ex decimo, la consulta dei giovani,
la consulta della scuola, la consulta delle attività produttive e la consulta delle attività culturali. Quindi deliberiamo di istituire queste consulte e deliberiamo di approvare anche il regolamento. Il regolamento prevede che alle consulte possano partecipare i rappresentanti di tutte le associazioni e organizzazioni del territorio che operano nei settori inerenti alle singole consulte, con statuto registrato, e tutti i cittadini che siano però portatori di interessi diffusi sull'argomento, non di interessi personali, e che richiedano di partecipare attivamente alla consulta municipale. La prima riunione sarà convocata dal presidente del municipio e sarà presieduta dal medesimo oppure dall'assessore competente e dovrà essere convocata entro 15 giorni dalla costituzione. Nel corso della prima seduta dovrà essere eletto il coordinatore della consulta. Non possono partecipare formalmente alla consulta come componenti coloro che hanno un incarico politico e coloro che si candidano e devono dare delle dimissioni. Le varie consulte eleggeranno al loro interno un coordinatore che avrà anche il compito di tenere i verbali. Tutte le convocazioni, gli ordini del giorno saranno pubblicati, non i verbali, saranno pubblicati sul sito internet. La consulta potrà richiedere la partecipazione di organizzazioni o rappresentanti che abbiano uno specifico interesse per fare delle consulenze. Quindi il Consiglio insieme delibera anche di approvare l'avviso pubblico che sarà pubblicato all'albo pretorio e anche sul sito istituzionale in modo che tutte le associazioni interessate possano accreditarsi. Prevedere la predisposizione e l'aggiornamento del registro con l'elenco delle associazioni iscritte che sarà tenuto dagli uffici competenti e che dovrà essere anche pubblicato sul sito del municipio e garantire la disponibilità di uno spazio per le riunioni delle consulte sia nella sede di Piazza di Cinecittà 11 sia nella sede di Via Fortifiocca. Questo anche in considerazione del fatto che per alcune consulte, per esempio quella sulla disabilità, ci sono difficoltà anche a spostarsi da una parte all'altra di questo municipio eccessivamente esteso. Grazie. Grazie a lei, consigliera Lancia. Apriamo la discussione. Ci sono interventi? Consigliera Vitrotti, prego. Sì, grazie Presidente. Colleghi consiglieri, l'atto che ha appena descritto la consigliera Lancia, diciamo, ha dal mio punto di vista alcune necessità, nel senso soprattutto per quello che riguarda la consulta sulla disabilità, quindi cosiddetta consulta dell'handicap, già presente nei due ex municipi, proprio a seguito dell'accorpamento del municipio è necessario lavorare ad una unificazione, quindi con un presidente. È un lavoro da fare, così come era prevista nell'ex nono municipio la consulta degli immigrati. A questo punto potrebbe essere una ottima interfaccia da riproporre in tutto il municipio. Ovviamente il carattere delle consulte è appunto consultivo, per quanto mi riguarda è un'interfaccia importante con la quale abbiamo già lavorato per tutti e due i municipi, sono stati ottimi punti di contatto con loro e soprattutto saranno dei punti di contatto fondamentali per la commissione, ma lo potrà magari anche confermare l'assessore De Lillo, che la vedo ora qui presente, visto appunto il lavoro che ci spetta sulla costituzione dei piani di zona e quindi con un'analisi del territorio, soprattutto a livello di segnalazione dei bisogni e delle nuove necessità che abbiamo in un territorio così esteso, per quel che riguarda ovviamente le politiche sociali in generale e quindi anche piani di zona e quindi politiche di integrazione.
è andata, diciamo, nello specifico la consigliera rispetto al regolamento, diciamo, l'importante oggi è cercare di dare un mandato chiaro da parte del Consiglio affinché appunto si possano istituire, almeno per quel che riguarda, diciamo, carattere non obbligatorio, però per quello che è stato nei due ex municipi sarebbe veramente un peccato non conservare, diciamo, un'esperienza che ha visto tra l'altro un momento di confronto per tutte quelle famiglie che nei momenti di necessità e disabilità, e soprattutto per quello che riguarda problemi legati alla disabilità, hanno trovato dei momenti di confronto importanti con l'istituzione municipale. L'obiettivo è quello di continuare e di proseguire questa esperienza, e quindi oggi ha presentato a tutti noi questo atto e questa opportunità. Grazie. Grazie a lei. Allora, altri interventi? Non ci sono. Passiamo alla dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono. Passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole? Siamo? Chi è contrario? Nessuno? Chi si astiene? Ma consigliere Matola, stia zitto. Anche due parole. Allora, approvato all'unanimità con 19 voti a favore. Grazie, consigliere Chiuso.